uno sguardo inedito su Arezzo attraverso gli occhi e le immagini dell'indimenticato Piero Comanducci, Vedute o visioni, un'opera inedita accolta al Teatro Petrarca da un lungo e commosso applauso del pubblico presente, l'obiettivo della telecamera che scopre particolari mai visti prima e che pongono grandi interrogativi sulla storia di Arezzo. È una serata molto bella, siamo tutti molto emozionati. Ho voluto inserire volutamente, oltre a dei pezzi belli di cultura, anche una piccola clip molto divertente, che è composta da tutti i tagli degli errori che ha fatto Pierluigi Rossi in terra di Arezzo. Questo proprio per ricordare anche lo spirito del babbo, che era sempre sorridente e ironico. Il mio babbo era un grande appassionato e ha sempre fatto tutto non in modo professionale, quindi non ha mai avuto poi le risorse per poter fare qualcosa di più grande. Oggi ci ritroviamo un archivio sterminato, io vorrei innanzitutto anche metterlo online magari per farlo fruire a tutti, però ci sono delle logiche abbastanza complesse anche per copyright sulla musica, quindi ci stiamo un po' studiando perché il lavoro è veramente immane, non vi potete rendere conto le centinaia di migliaia di DVD, cassette, pellicole che ci sono nel suo studio. Siamo molto emozionati perché purtroppo qui oggi non ci dovevo essere io, però purtroppo è andata così. Un testimonial della città, si può dire così? Assolutamente, grande passione per Arezzo che lui ha saputo documentare in maniera sapiente e qualcuno dice non professionale, ma secondo me la qualità delle immagini di Piero è sempre stata eccezionale, sia che riguardassero i rally, dei quali ha fatto una documentazione importante e gli è riconosciuta in tutti gli ambienti sportivi di quel tipo nel mondo, sia per quello che ha fatto per Arezzo, quindi un grande testimonial e dalle sue immagini veramente traspare il suo grande amore per Arezzo, per il quale lui si è impegnato tantissimo in maniera del tutto disinteressata insieme a un altro grande curioso della nostra città che è Pierluigi Rossi. Credo che questa accoppiata abbia veramente fatto della documentazione che rimarrà per sempre.